Ciao a tutti, ben ritrovati con Cinepillole, sono Andrea Maderna, vi parlo della famosa invasione degli orsi in Sicilia, film d'animazione ovviamente tratto dall'omonimo romanzo di Dino Buzzati, a cui io sono anche abbastanza affezionato perché ha il dubbio onore di essere uno dei pochi libri che ho effettivamente letto fra quelli che mi vennero assegnati a scuola da ragazzino, quando ero un ragazzino impertinente, credo alle elementari. Ho anche un chiaro ricordo di aver fatto il compito assegnato e ricordo anche di averlo apprezzato, ma entro certi limiti. Non ricordo, dico elementari, ma in realtà non ne sono neanche troppo convinto che fossero le elementari. Ad ogni modo, lo dico proprio chiaramente, il mio ricordo del romanzo è molto vago, quello che so di come è stato adattato, l'ho visto informandomi e andando a leggere, e ovviamente è stato fatto un lavoro di adattamento che riarrangia, ricostruisce una struttura narrativa, pesca determinati episodi e ne elimina a malincuore altri, personaggi, cambiamenti, eccetera. Un lavoro normale. Il film, la cui lavorazione è stata piuttosto lunga, è diretto da Lorenzo Mattotti, che è un illustratore e fumettista italiano super insomma, premiato, celebrato, un veterano molto rispettato, che aveva già lavorato al cinema, magari con collaborazioni piccole cose. Questa è la sua prima, a quanto vedo, regia di un lungometraggio interamente sua. E come ho detto è una coproduzione italo-francese, tant'è che il film in Francia qua è uscito da qualche settimana, l'ho visto al cinema e arriva adesso in Italia, e tra l'altro il doppiaggio, quello che diciamo viene considerato il doppiaggio originale, è quello francese. Il doppiaggio italiano comunque ha nomi di un certo spessore, c'è Tony Servillo, Antonio Albanese, Corrado Guzzanti, anche Andrea Camilleri in un ruolo piccolo, che è una scelta che, se vogliamo, vuole seguire la scelta originale, dove è stato usato Jean-Claude Carrière, che è anche lui uno scrittore più sceneggiatore cinematografico e televisivo, ma insomma ha scritto anche poesie, romanzi, eccetera, per cui diciamo c'è questo parallelismo della scelta di quel doppiatore. Il film è un film che sicuramente parla un linguaggio, diciamo, per bambini, anche intenzionalmente si rivolge a un pubblico infantile nella speranza di avere comunque più livelli di lettura e di essere interessante anche per i genitori, però parla chiaramente ai bambini, lo si vede nell'uso della comicità, in certe gag, in un certo ritornare di alcune gag, soprattutto la prima metà secondo me è quella un pochino più bambinesca, mentre nella seconda parte magari diventa forse lievemente più complesso nei temi, in quello che vuole raccontare, magari difficile da seguire, non lo so. Io non sono andato a vederlo con mia figlia perché mia figlia ha 4 anni appena compiuti, mi sembrava un film forse un pochino complicato e cupo per lei, e questo ve lo posso dire. Il film è sicuramente solare in tante cose, però insomma ci sono i mostri, ci sono temi magari un pochino più articolati e complessi, parla ai bambini, non mi sento di dare un'opinione definitiva sul ci porto mio figlio a vederlo. Io, mia figlia di 4 anni, tutto sommato penso di aver fatto bene a non portarcela, perché forse si sarebbe un po' spaccata i maroni nella seconda parte, però in realtà non lo posso sapere. Diciamo che generalmente è comunque un film che si rivolge assolutamente ai bambini e che secondo me pur provandoci non riesci, pur provandoci magari con meno convinzione, non riesce a trovare quella sintesi perfetta che i migliori film Pixar hanno nel loro riuscire ad essere super efficaci sia con il pubblico di bambini che con il pubblico di adulti nei loro diversi livelli di lettura. Lo fa, magari vuole anche meno farlo, e secondo me ci riesce fino a un certo punto. È un film che a livello visivo è molto bello, quindi consiglio, se magari guardatevi il trailer, se vi sembra intrigante andatevelo a vedere al cinema, perché merita. La ricerca estetica e stilistica, c'è forse un po' di De Chirico, i paesaggi, gli ambienti sono veramente belli da vedere sul grande schermo, anche se poi a livello magari di animazioni non è ai massimi livelli, c'è un po' troppo riciclo anche di alcune cose. Onestamente non voglio addentrarmi troppo perché non conosco
le vicende produttive e le scelte, e non vorrei dire bestialità, però diciamo ci sono cose che ho trovato molto belle, cose che magari sono un po' meno belle, ma complessivamente è un bel vedere. A livello, se vogliamo, più narrativo, è un film interessante, riuscito a tratti anche divertente, con delle scelte, se vogliamo, neanche banali, perché c'è ad esempio il personaggio del mago che è sia buono che cattivo a seconda dei momenti di quando sta dalla parte del governo di umani e quando invece si mette dalla parte degli orsi. Quindi è un personaggio, se vogliamo, il personaggio più complesso, quello più sfuggevole, quello meno schematico nella sua caratterizzazione. Altre cose sono più semplicistiche, senza dubbio. È un racconto nettamente diviso in due parti, dove la seconda parte, secondo me, si ingolfa un pochino, pur magari essendo la parte che fa le cose più interessanti, che tenta di fare le cose più interessanti. Ci sono alcune scene molto belle e anche abbastanza particolari. C'è una scena con dei fantasmi dove i fantasmi non sono assolutamente visti come una roba spaventosa, ma anzi c'è quasi una celebrazione della vita dopo la morte, un po' alla Coco, se vogliamo. Quindi tante cose molto belle che forse non necessariamente vanno a comporre un film completamente riuscito, ma comunque un film d'animazione interessante. Se vi piace il cinema d'animazione, secondo me merita di essere visto al cinema, proprio appunto, come dicevo, per queste scelte stilistiche davvero belle, forti, che gli danno una personalità unica e che comunque, per essere una produzione, pare brutto dover dire sempre questa cosa, però per essere comunque una produzione italiana o italo-francese, se vogliamo, non si vede tutti i giorni un film d'animazione italiano così stilisticamente forte di personalità e che fa cose così belle. E quindi, secondo me, è anche giusto premiarlo, quantomeno se vi interessa come tipo di produzione, pur avendo i suoi limiti. E quindi io consiglio di dargli uno sguardo. Ripeto, è un film con cose molto belle, cose magari meno belle, non completamente riuscito, ma che secondo me chi ama il cinema d'animazione dovrebbe comunque premiare, dovrebbe andarsi a vedere. Poi non so che genere di distribuzione abbia e quanto sia semplice riuscire a recuperarlo. E tra l'altro, se avete dei figli, dei bambini, magari un pochino più grandi della mia, però alla fine poi sono sempre scelte personali. Voi conoscete, io non mi permetto di dirvi, di consigliarvelo. Vi dico, è un film sicuramente che parla ai bambini, con sicuramente alcune tematiche un po' complesse, è una storia un po' complessa, ripeto, e qualche passaggio un po' cupo. Comunque ci sono mostri anche abbastanza aggressivi qua e là. Probabilmente magari 5-6 anni è un po' meglio di 3-4 anni, però poi dipende anche dal singolo bambino. La mia preoccupazione, col senno di poi, forse mia figlia avrebbe potuto guardarselo, più che la parte, tra virgolette, spooky, che magari sì, l'avrebbe spaventata, ma vai a sapere, il timore che forse avrebbe fatto un po' fatica a seguire alcune finezze del racconto della seconda parte, però ovviamente poi queste cose non si possono mai sapere. Ad ogni modo, la famosa invasione degli orsi in Sicilia, dategli uno sguardo se vi interessa l'animazione. È tutto. Ciao!